La terra è una terra di medio impasto, che sembrano che vanno sempre abbastanza bene, ma quando è da tanto tempo che non piove più, diventano come cemento armato. Siamo a Pantalla, stiamo provando il T7 HD 315 con un aratro quadrivomere Angeloni. Stiamo lavorando ad una velocità impostata di 11,2 km, la macchina riesce a raggiungere i 7-8,5 km. Carico motore 96%. Se andiamo a vedere i consumi, le prestazioni, vediamo che abbiamo una percentuale di litri gasolio all'ora di 52-53 litri, abbiamo un risparmio di combustibile di 33,5 litri a ettaro, regime motore 1870 giri, riusciamo a fare circa 1,5 ettari l'ora. Il T7 HD l'abbiamo anche equipaggiato di una guida satellitare XCN1050. Qui possiamo vedere il monitor, dove possiamo andare a creare una linea e provare a lavorare con la guida automatica. Se pigio questo pulsante, per esempio, vediamo il colore della passata che riusciamo a fare. Abbiamo qui l'XCN1050, la guida automatica. Sì, pigiando questo pulsante, sì, vado a creare la mia linea, sì, faccio il punto A, punto B, invio, ecco che io ho diviso per la larghezza che ho impostato dell'attrezzo, sì, finitesime parti, il volante si è colorato di giallo, quindi abilitato alla guida, o pigio qua, ecco che lui sta prendendo la linea e se riporta in linea e sta guidando da solo. Quindi vedete, io adesso lui riprende la linea dal monitor qua, mi colora anche la passata. Questo monitor lo potrei togliere da qua con l'antenna, montare uno sterzo su un altro trattore non predisposto, faccio una guida universale. Se no, posso sfruttare la guida satellitare su questo monitor qua con un altro tipo di antenna propria, o sempre l'antenna nav questa, però dovrei mettere un'altra centralina.